Buongiorno amici, oggi vediamo come smontare la radio, ok? Per poterla sostituire con un'altra più bella, più moderna, diciamo della versione dopo, volendo, oppure con altre radio aftermarket che ci sono, tipo con Android, che poi andremo a vedere. Allora, per chiudere questo, dobbiamo smontare, diciamo, partendo da qua, da questo blocco in su e questo qua, ok? Quindi, per prima cosa io toglierei due tappini di gomma. Io l'ho appoggiato tutto sul sedile, potete mettere anche dove vi è più comodo. Con un cacciavite normale togliete i tappini di gomma, dopo con una T, se ancora più sera, la T20, quindi sono quelle a torsa, vedete? Ok, togliamo queste due vitine che ci sono. Diciamo che il procedimento è lo stesso come quando avevo cambiato questa bocchetta, se vi ricordate, per quando si era rotto qua. Dopodiché vedete che ha altre due viti, che sono quelle che tengono la radio, quindi svitiamo anche queste. Una. Bene, adesso dobbiamo smontare tutto questo. Allora, per smontare tutto quello, la prima cosa da fare è agganciare questo pezzo del cavo, che come vedete è solo fatto a incastro e si può tranquillamente tirare su come niente. Dopodiché, ovviamente, all'illuminazione, quindi sganciamo il cavo dell'illuminazione e cerchiamo di togliere la pelle, cioè il pomello. Allora, il pomello ha una specie di ghiera tirando sulla la pelle, e quindi questa ghiera si svita, che è un po' dura, però si dovrebbe tranquillamente. Ok, ecco qua, se la prendete una pinza vedete che si svita. Ecco qui. E forza, tiriamo su e vedete, viene via il pomello. Vedete che è proprio una ghiera incastro. Opla. Perché comunque sia, va incastrata proprio. Vedete, ha praticamente una guida dove questi due perni che vedete si vanno a infilare dentro qua. Non so trovarli giusti, perché adesso l'ho smontato. Eccolo qua. Quindi avvitando, vedete, si chiude completamente, e svitando, ecco qua, si apre. Una volta svitato, ok, una volta che è svitato, vedete, viene via, e stringendo questo, quello che praticamente fa presa sul perno. Quindi svitando quello, viene via quello. Quindi abbiamo liberato il pomello. Dopodiché infiliamo la mano, tranquilli, tiriamo su, vedete, viene via come niente, sganciamo, ha dei pernettini qua, i fili, uno e due, che sono quelli del tetto e quelli degli specchietti. Ok, perfetto. Poi abbiamo due viti che sono nascoste dal posacenere e dal qua dove c'è l'accendi sigari. Allora, apriamo il posacenere e vedete che una vite praticamente è nascosta qua giù. Potete anche usare un cacciavite a tosta se ce l'avete, che magari è più semplice. Quindi mettiamo la vite. Ok. Dopodiché dobbiamo tirare via questa plastica.
Allora, questa plastica è agganciata da questo lato. Basterà spingere con forza, facendo sempre attenzione, è ovvio. Allora, o da una parte o dall'altra, come viene meglio, è incastro. Io di qui l'ho fatto di sotto, sempre di qua. Aspettate che mi sono messo male. Ok. Allora, prendiamo dalla parte alta, prendiamo il cacciavite e viene via, vedete che ha questo pernettino qua e questi due qui che vanno incastrati nei due buchini di lì e poi incastrato qua. Quindi togliamo questo perché l'altra vite, come vedete, è qui. Quindi togliamo via anche l'altra vite. È abbastanza semplice, basta solo fare con calma e attenzione, senza spaccare niente, le plastiche soprattutto, ma diciamo che no. Adesso qua ci sarà il cavo, se volete staccarlo o non staccarlo è uguale, dunque per staccare questo, fatemi vedere un attimo che io non lo staccato. Mi sembra che sono incastrato, mi sembra, così, quindi chiudiamo il cacciavite, è solo a pressione, quindi solo a pressione, ok, e stacchiamo, molto bene, adesso ci rimane questo. Questo è agganciato sopra e viene via come niente perché comunque sotto è tenuto dal cosa cenere e sopra questi incastri che vanno qua dentro. Anche qui, volendo, possiamo scollegarlo tranquillamente, basterà schiacciare questo linguettina di plastica in modo che viene giù il perno, la slitta, e dentro qua uno. Questa invece è l'illuminazione, basta solo sfilarla e abbiamo tolto l'altro. Bene. Dopodiché abbiamo una vite qua e un'altra vite qua. Le vite sono fatte sempre uguali, sono sempre per punti lenti. Basterà poi tirare e incastrare anche sopra, calma, perfetto, e viene via anche questo, anche qua volendo, possiamo tranquillamente schiacciare l'apposita linguettina, sfilare il tutto. Tanto non potete sbagliarvi, perché poi a collegarli, vedete, non vanno, hanno proprio il loro incastro, ok? Poi basta che guardate il filmato e non sbagliate. Adesso abbiamo staccato tutti quanti i cavi e gli annessi pulsanti. Adesso rimane la radio. Come vedete qua abbiamo le due viti della radio, finalmente, le altre due che bloccano. Quindi una vite. Adesso la radio, come vedete, è tutto libero, quindi possiamo tranquillamente farlo uscire. Questo è uno dei primi modelli, quindi ha veramente niente, perciò ha uno spinottino qui, ok, e quello che le comando al volante, e il resto è perfetto. Vedete che non ha veramente proprio niente, anche qua i fili della fibra ottica che vanno giù di qui, che vedo che probabilmente passano per qualcosa che ancora non ho capito, ma deve essere per qualche subwoofer, qualche cassa, no, deve essere, scusate, fibra ottica che vedo qua che passa, deve essere per il navigatore che è dietro a questo navigatore.
Ok, quindi vedete che questo è proprio semplice, nel primo modello veramente pochissime cose. Ok, allora, questo è il smontaggio dell'altro ragno. Io ne ho comprato l'altra, che adesso poi vi farò la recensione e la monterò e poi vedremo nel prossimo filmato. Quindi questo era per farvi vedere come togliere tutto. Alla prossima, ecco il calendario. Ciao!